diamo inizio al confronto. Signora Moretti, lei ha reso delle dichiarazioni in passato, prima al pubblico ministero di Roma, poi al pubblico ministero di Perugia, in cui ha riferito di alcuni incontri con il dottor Claudio Vitalone. Conferma queste dichiarazioni? Sì. Ecco, può dire, riassumere o dire, insomma, in quali circostanze sono avvenuti questi incontri? Guardi, io nel fattore date, fattore tante cose, non me le posso ricordare bene. Prima cosa perché in quel periodo la mia vita era diversa da quella che adesso. E poi anche perché sono passati tutti quegli anni e anche perché io mai pensavo di dovermi trovare qui. Io stavo facendo soltanto una gentilezza a un mio grande amico e basta. E non ho niente contro questo signore, dico le cose che sono successe. Ecco. Io questo signore l'ho visto in compagnia di Depedis e Renato. Ah, per i motivi non lo so per quali motivi, perché non è che me l'hanno raccontato a me. Io ho fatto soltanto una gentilezza a Renato. Ecco, e in che cosa è consistita questa gentilezza? L'ho accompagnato a degli appuntamenti con questo signore. Ecco, il dottor Vitalone invece ha reso delle dichiarazioni quando gli sono state lette le sue dichiarazioni, negando di avere mai incontrato sia il De Pezzi e anche di avere mai incontrato lei. Lei conferma queste dichiarazioni, dottor Vitalone? Io sono un cristiano. Il Dio mi fulmini se io ho mai visto prima d'oggi la persona che mi sta qui davanti. È normale? Vorrei che dire no, no, signora, non è normale nulla. È normale dire la verità. Certo. Ecco, io vorrei sapere dove, come e quando non ci siamo incontrati. Ci siamo incontrati 2 o 3 volte, forse anche più, ma io non me le ricordo bene. Ecco, vuole dire quali sono queste 2 o 3 volte e dove ci siamo incontrati? Sono state una volta nei pressi di Viale Regina Margherita. Purtroppo io non conosco molto bene Roma perché sono cresciuta e nata in Trastevere e da lì mi sono mossa poco. E un'altra volta dalle parti della Molla Triana e una volta io ho accompagnato Renato in un ristorante dove si doveva incontrare con lei. Dietro Piazza del Popolo, adesso bene non mi ricordo. Quindi poi sono le cose che so sono quelle che mi ha detto. Allora sono 3 volte distinte che noi ci saremmo incontrati. Sì, distinte erano. 2 o 3? Credo che siano state 3. Non è certa? No, forse anche 4, però 3 sono certa. Non mi ricordo bene i periodi perché era tutta una vita sconclusionata. Come avvenivano questi incontri? Come si è incontrata con il dottor? Mi sono incontrata, io andavo con una macchina, Renato con un altro, o certe volte con la stessa macchina e come le ripeto io facevo soltanto compagnia a lui. Lei stava perché con Renato? Io stavo con Renato e poi una volta sono venuta a prendere lei perché Renato era latitante e non era il caso che venisse. E dove mi è venuta a prendere? In una piazzuola in quei pressi. In una piazzuola nei pressi di dove, signore? Di Viale Regina Margherita. Adesso una piazzuola? Sì, una piazzuola. Una piazza grande o piccola? Piccola, non molto grande. Può dire da che parte di Viale Regina Margherita? Verso giù, quasi alla fine di Viale Regina Margherita. E cioè dove? La via non la so. Non lo so se l'hanno trovata nei loro riscontri, però la via bene non la so perché io riconosco Viale Regina Margherita per un punto di riferimento mio personale. E cioè? Che c'è un negozio di cani. E rispetto al negozio di cani? È più giù, credo che sia più giù, perlomeno credo di ricordare. Ed è una volta che noi ci siamo incontrati da soli noi due? Le altre volte ci siamo incontrati in tre? No, da soli in 2 secondi, perché poi dopo io l'ho portato da Renato e lei ha parlato con lui. E io come arrivavo? A piedi, in bicicletta? Come? No, lei arrivava con una macchina e poi è salito sulla mia macchina e è andato con Renato, ha parlato con lui, non lo so, durante uno di questi incontri io sono arrivata con Renato non aveva niente. Al ritorno, cioè sono arrivata con la mia macchina e dietro a Renato. Al ritorno Renato mi ha fatto andare via con la mia macchina con una busta che non so che cosa conteneva. E ce l'avevo io questa busta? No, io non ho visto che ce l'aveva lei, però dopo ce l'aveva Renato. Siccome me l'ha data da reggere a me, se ce l'avesse avuta prima me l'avrebbe data prima. Ma lei aveva preso me prima di Renato o senza o dopo Renato? Cioè, come, scusa? No, io non ho capito, questa busta? La busta io l'ho presa dopo che Renato aveva parlato con lei. Non ma lei non aveva preso me allora? Lei era arrivata insieme al signor no, Renato? No, l'ho preso lei e l'ho portata da Renato. E io adesso sono arrivato con la busta o senza busta? Io non l'ho vista questa busta, non so se ce l'aveva addosso. La busta non l'ho vista in mano sua, sinceramente. L'ho vista dopo che me l'ha data Renato. Era una busta grande, piccola? Era una busta così. Un po' più grassa, più grande di una busta da lettera. Una busta non normale. Dove sta la Molle Adriana, signore? Dovrebbe stare nei pressi di Lungotevere. Di quale Lungotevere? Lungotevere. Ma più o meno Lungotevere, sa, arriva da Ponte Milvio a Trastevere. Lungotevere vicino a
Che cos'è, che cos'è esattamente sta mole adriana? Santo Spirito, vero? Sì, no, dalle parti di Santo Spirito. Verso l'ospedale. Cerca di confondermi. No, no, io non... perché io le vie non le conosco. No, io non cerco di confonderla, io vorrei soltanto invitarla a considerare che fino a quando lei non dirà la verità, io la sto dicendo, io continuerò a fare quello che ho fatto sino ad oggi, a denunciarla alla magistratura. Lei fa bene a denunciare, perché io desidero, che ci sia un momento nel quale lei spieghi chi è che le ha detto di riferire queste menzogne. A me non me l'ha detto nessuno, e per quanto lei dice questo, io non vedo perché dovrei inventarmi delle cose su di lei, che a me lei non mi ha fatto niente, e non me le debba inventare su Giuseppe Garibaldi magari. Perché me le devo inventare su di lei, scusi? Questo lo dovrebbero spiegare le persone che le hanno suggerito di dire questo. Ma lei pensa di sapere... Certamente. Chi me l'ha suggerito? No, ma lei lo sa perfettamente chi gliel'ha suggerito. No, io lo so, perché lei mi sta dicendo delle cose che io non so, quindi potrebbe essere più... Senta, noi ci siamo visti, quante... Io vorrei, siccome consigliere, quello che ha detto la Moretti, lo conosce lei come lo conoscono i magistrati qui presenti? E la Moretti sta mentendo per l'ennesima volta. Forse, perché ancora una volta sta riferendo dei fatti non veri. Io senta, io non ho niente da salvarmi, perché in questa situazione non ho più niente. Avevo una casa, io non ho più niente. Non ho più niente. Lei forse senta, ha qualcosa. Senta, quante volte lei è venuta con Renato a prendermi? Quante volte è venuta da sola? Tre o quattro volte è venuta a prendermi con Renato. Sì. E da sola quante volte è venuta a prendermi? Cioè, io sempre con Renato sono venuta. Poi dopo Renato mi mandava a prenderla, per dire, da lì a lì, perché aveva dei problemi. Senta, noi siamo stati a mangiare insieme in un ristorante. No, io non sono entrata in quel ristorante. Lei è andata a mangiare con Renato. Sì, e chi c'era? Chi c'era? C'erano altre persone che non... Chi sono queste persone? Ma lei non era amica di Renato? Sì, ma Renato... E non conosceva tutti gli amici di Renato? No, non al punto poi di riferirmi, erano gente che... E queste persone lei non le ha più viste? No, non l'ho più viste. Le ha viste al ristorante e basta? Sì, perché io non ero l'angelo custode di... Cioè, Renato. Mi perdoni, sì. Tanto per focalizzare un ricordo. Dica. Lei dice di avermi accompagnato al ristorante. Sì. E Renato dove stava? No, io non ho accompagnato, io ho accompagnato Renato al ristorante? Renato, poi dopo lo sono venuta pure a riprendere io, Renato. C'era lei... Ma ha accompagnato me al ristorante o Renato? Ho accompagnato lei sempre quei soliti 100 metri, ma io sono venuta con Renato. Lei è andata al ristorante con altra gente. Con... Allora, dove ci siamo visti con quest'altra gente? Al ristorante. Dentro al ristorante. Sì, dentro il ristorante. E Renato era dentro al ristorante? No, siamo... Renato ce l'ho fatto entrare io dentro al ristorante. Insieme a me? Sì. Allora siamo entrati tutti e tre insieme? Ma questo io bene non me lo ricordo. Mi ricordo questo episodio del ristorante. Lei non mi può chiedere la precisione su una storia di 15 anni fa, Perché io mica sono Mandraghe. Consigliere Cardella, io ho il dovere di invitarla ad esercitare i suoi poteri, perché lei si trova di fronte ad una persona che sta rendendo false dichiarazioni al pubblico ministero. No, e la falsità di queste dichiarazioni ce l'avete dal verbale reso in data 7 maggio alle ore 22 alla signoria vostra dalla signora Moretti, che ha dato di questo episodio una descrizione completamente diversa. E allora io la prego di contestare alla Moretti la falsità di quelle dichiarazioni. La contesti lei, dottor Vitalone, il confronto è fatto con Vede, io non posso contestare niente a questa signora perché non l'ho mai vista in vita mia. Senta, prima cosa, se prende... Io non l'ho mai vista in vita mia. Senta, signora Moretti. Signora Moretti, io non sono agitato, io sono indignato. Io vibro dalla indignazione perché io non ce l'ho con lei. Io ce l'ho con le persone che l'hanno indotta a rendere queste... Guardi, lei l'ha fatta anche il pulito, ma non è certo più pulito di me. Non è certo più pulito di me, ha capito? Perché io mi potevo inventare che lei conosceva Danilo, Bernasetti, non me lo sono inventato. Lei conosce Renato, adesso si inventi perché conosce Renato. Tutto il pesce che lei riceveva a casa da Renato, ecco, io non me lo spiegare, sono inventato. Vuole spiegare cortesemente? Certo, non glielo portavo io. No, no. E non mi sono neanche inventata che sua moglie si chiama Lucilla, perché non me l'ha detto nessuno. No. No, non me l'ha detto nessuno. Lei non l'ha letto sui giornali? No, mai, perché i giornali... Lei non ha mai visto la mia fotografia sui giornali? No, mai, perché io sono una povera ignorante, i giornali non li compro e non li leggo. Mai? Mai. Mai. Io da carcerato allora, non posso leggere la cronaca di Roma se me la trovo davanti. Allora, cortesemente, consigliere Cardella, vuole contestare alla signora Moretti che nel verbale che la signora Moretti le ha reso, io potrei citare la data se lei mi consente la consultazione di qualche atto, ma in un verbale che ha reso a lei e del quale mi è stata data lettura nella Discovery del 20 gennaio 1995, la signora Moretti ha riferito di avere letto dai giornali le mie proteste contro le sue affermazioni e di essere pronta
e di essere pronta. È stato, Le mie proteste, consigliere Cardella, sono dell'agosto del 1994, allorché io ho letto dai giornali che la signora Moretti parlava di questi nostri incontri. Ma aveva già reso delle dichiarazioni che riguardavano le cose del chiesto, no? No, qui stiamo parlando di un episodio molto particolare. Cioè, la signora Moretti dice di non aver mai visto la mia immagine sui giornali e di non leggere i giornali, perché lei è una poveretta che non legge i giornali. A lei ha dichiarato l'esatto contrario. A lei ha dichiarato di essere pronta a sostenere il confronto, perché avendo letto dai giornali della mia indignazione... No, un passo indietro. Forse il signor Cardella scrive male. C'è stata un po' di confusione. Come tutti sapete, i giornali io non li leggo e non li compro. Se c'è uno che li compra è mio marito. E mi aveva detto che c'erano questi problemi, che ci aveva denunciato per calunnia. Senta, ma no, che li leggo io, non perché sono una poveretta, perché io ho 3 figli e non ho tempo da leggere i giornali, perché se me li metto a leggere capisco pure quello che c'è scritto, mica sono difficile. Senta, che cos'è la mole Adriana? Lei lo sa che cos'è la mole Adriana? No, non lo so che cos'è la mole Adriana. Però lei l'ha detto che mi ha visto la mole Adriana. Non ci sono mai andata la mole Adriana con lei, a parte... Ah, non è mai andata con me la mole Adriana? No, a parte quella volta, non ci sono mai andata. Ma che cos'è la mole Adriana? Che ne so io che cos'è? Lei non lo sa? No, per me è un quartiere, un posto. È un quartiere. Certo, è inutile che lei gioca sulla mia ignoranza di strade, perché la mole Adriana esiste. Senta, Moretti, io non posso avere... A me ci hanno portato la mole Adriana, eh? Sì. Quindi, io se ci devo riandare non sono capace, purtroppo. Non c'ho senso d'orientamento. Comunque, qui ho dato di fatto... Non è sufficiente questo, consigliere Cardella? No. Lei conosce Renato, lei si inventi perché lo conosce, perché è un dato di fatto che lei conosce Renato, eh? Da io quando? Posso giurare su tutti e 3 i miei figli. Non lo faccio. Devo tornare e li trovo morti. Lei Renato De Petris se lo conosceva bene, molto bene. Da che cosa lo deduce lei? Glielo dico io e lo posso da giurare. Da che cosa lo deduce? Perché ci ho visto insieme. Scusi, ma perché io devo dire che... Allora, io potevo lei dire sta che dicendo la... il falso. No, lei. No, perché io non l'ho vista mai con Danilo. L'ho vista con Renato, ho detto che l'ho vista con Renato. Però lei ha sospettato che io potessi conoscere Danilo? L'ho sospettato, ma... Ma lei lo sa che io conoscevo Danilo o non lo sa? No, non lo so. Non lo so, lo posso sospettare, ma non lo dico perché... E De Petris, senta, come ha fatto a sapere che ero io? Come ho fatto? Perché l'ho vista! Come ho fatto a sapere che era lei? Lei quando è che ha scoperto che ero io? Io mi sono presentato Claudio Vitalone. No, me l'ha detto Renato dopo. Ci ha presentati? No, me l'ha detto a me dopo, perché con Renato io parlavo anche un po'. Dopo quando? Dopo il primo incontro? No, dopo mi sembra il secondo. Dopo il secondo? Sì, dopo. Quindi il secondo. Prima del terzo o del quarto o del quinto? Prima del terzo, credo. Ecco. Allora, non posso essere molto precisa, però prima. Bene, del... prima del sì. terzo incontro, prima di uno degli sì. ultimi nostri incontri. Sì. Io ho saputo che lei era... E come l'ha saputo? Ce lo ricorda? Me l'ha detto Renato. Cioè le disse, io conosco questo? No, non mi disse così. Parlavamo e lui mi disse che lei era Vitalone. Io non sapevo neanche se era ministro, se era avvocato, perché la cosa proprio non mi interessava. Lei che cosa sapeva? Che ero io? Io sapevo addirittura che lei era un avvocato. Io sapevo che lei era un avvocato. L'avvocato Vitalone. Consigliere Cardella, può contestare alla signora Moretti che per la prima volta oggi lei dice di avere appreso da Renato che io ero l'avvocato Vitalone? Sì. Un avvocato importante, ecco quello che sapevo. Senta, signora Moretti, sì. Quanto è alta lei? Senza i tacchi. Senza i tacchi, 1,64 m, credo. Forse anche meno. Non lo so. E io quanto sono alto? Credo 1,72 m, su per giù. Ma non è che mi sono posta il problema... Lei come mi ha descritto? Come l'ho vista. E cioè? Come penso... Mi hanno domandato com'era, un uomo con pochi capelli... Consigliere Cardella... Guardi, il confronto non lo fa con me, lo fa con la signora Moretti. Dopo, ma... noi siamo qui proprio per vedere queste... Vuole alzarsi? Possiamo sì. alzarci in piedi? Certo. Vuole togliere le scarpe? Ma lei in genere va in giro scalza, signora? No, allora. Mai. Anche la mia. Le premetto che io a lei l'ho visto seduto, perché poi dopo lei andava con Renato, non è che io mi dovevo fidanzare con lei, che me la mettevo a guardare. Signora, diamo atto che c'ha i tacchi, ma non è il caso che... Vuole dare atto cortesemente. È tutto dato, anche perché tutto... Questa signora mi ha descritto, lei mi ha detto che ero un bassino. No, normale, io non ho mai detto basso. Allora lei non l'ha mai detto questo? Una persona normale. Basso non lo so. Signora, ma era la persona? Sì, era lui. Adesso era. Lui lei è ha detto basso, alto.
Lei ha detto che io ero magro o ero piazzato? Ho detto che era una persona piazzata, perché a me mi sembrava piazzata. Lei ha detto abbastanza piazzato, sì. Bassino, comunque non alto, fortemente stempiato. Sì, no, quasi pelato ho detto io, mi sembra. Anzi, con pochi capelli. Con pochi capelli. Senta, signora Moretti. Sì, ma perché lei ce n'ha tanti dei capelli? Senta, signora Moretti, io credo che nessuno le salterà addosso se lei dirà la verità. No, no, io sto dicendo io la verità. Mi auguro che lei abbia la coscienza di comprendere che una menzogna così grossolana io non l'accetterò. Guarda, che io per nessuna ragione al mondo. Non la dico. E allora le voglio dire, le voglio dire. Senta, noi le stiamo qui fino a domani mattina. No, no. Lei negherà perché avrà le sue patate. Ma io non ho nessuna ragione per negarlo. Ma lei ce n'ha sbagliate, quelle che non ho io. Ovvero? Io non c'ho niente da perdere. Ovvero? Lei c'ha da perdere una reputazione, io non c'ho da perdere più manco quello. Magari purtroppo io devo dire. Ma lei si figuri se può dire che conosce Renato. Senta, ma io ho fatto dei favori a Renato. Sì, sbagliato. Quali favori? Non li so, ma l'ha fatto. No, allora lei deve dire cortesemente quali favori ho fatto. Non li so, se li sapevo io. E allora perché dice se lei non sa che io ho fatto dei favori? Se me l'ha detto Renato che lei mi e quali favori ho fatto? Se no Renato non si sognerebbe di mandargli il pesce, perché bravo che poteva essere. Senta, che era San Francesco, chi è che... Senta, mi dica una cosa, questa storia del pesce mi incuriosisce. Sì. A lei chi ha detto che Renato mi mandava il pesce? A me l'ha detto Renato, me lo confermava un padre al ristorante. Che purtroppo è vivo e morto. Il padre di Renato è vivo e morto. Niente lo so, non so se è vivo, non so se è morto. Perché ma lei non lo frequento. Morto. Niente lo so, non so se è vivo, non so se è morto. Perché ma lei non lo frequento. Però le ha detto che chi me lo portava su questo pesce? Renato? Glielo portavano, questo non sono documentata. Io so che qualche volta glielo potrebbe aver portato il fratello, però non ne sono sicura perché non venivo certo io a portarglielo questo pesce. Però ma... so che era un problema per loro portare questo pesce a lei. E chi glielo diceva? Me lo diceva il sortodo, mi diceva questo rompe, ricomincia con questo pesce e noi dovremmo lavorare. Perché Renato in quel periodo era pure carcerato. Senta, ma lei lo sa, che il fratello di Renato ha già smentito perentoriamente. Il fratello di Renato deve smentire perché deve campare nell'ambiente, se no zompa tutto, È normale che smentisce. Che cosa? È normale che smentisce. Senta, ma in un ambiente malavitoso. Lei l'ha mai accompagnato? Lei l'ha mai accompagnato a portarmi il pesce? No, mai. Mai. Ma perché non è che ho confidenza con... E quante volte mi portava il pesce? Svariate, adesso io... Svariate che significa? Da quello che so io, svariate volte. Però io non c'ero, non lo so, però so da Renato che gli mandava il pesce. Cioè, Renato stava in carcere e le diceva che mi portava il pesce? No, Renato stava anche latitante. Poi a un certo punto è andato carcerato e siccome io mi recavo al negozio per avere notizie di Renato... Senta, ma lei andava a trovare in carcere Renato? No, io andavo sotto... Andava a trovare in carcere a Bruciati? Sì, qualche volta. Quante volte? Sono andata pochissime volte perché sono andata sempre carcerata insieme a lui. Insieme a che lui. Che vuol dire pochissime volte? Lei c'è stata una volta a trovare a Bruciati in carcere? Sì. Una volta? No, una volta, non me le posso ricordare. Almeno una volta? No, anche forse qualcosa di più, quando stava a Cassino. E con che nome andava? Quando stava a Orvieto. Con che nome andava? Guardi, io non andavo col mio nome. È inutile che lei cerca, perché a Bruciati mi faceva entrare così, io non avevo permessi. Entrava clandestinamente? Certo, in quel tempo si poteva, io le sto parlando del 76. Quindi lei andava al carcere clandestina? Clandestina, erano cose che succedevano. Senza autorizzazione, via? Diciamo sì, diciamo di sì. Quindi non era registrato il suo colloquio con Abruciato? Non lo so, per me non mi sono mai creato questo problema, basta che vedevo Danilo. Non mi potevo creare il problema se era registrato o meno. Ma in carceri piccoli, tipo Cassino, tipo Orvieto... Ma lei era la donna di Abruciati? Sono stata per tanto tempo la donna di Abruciati e ho tutte le prove che vuole, compreso un tatuaggio. Non credo che una mezza scema si svegli e si fa un tatuaggio. Non mi posso spogliare come mi sono levata le scarpe perché non mi pare tanto opportuno, comunque. Senta, signora Moretti, quali erano i favori che io ho fatto a De Pedis? Non lo so. Nemmeno uno? No. Alla banda della Magliana. Lei sa se ho fatto un favore alla banda della Magliana? Penso di sì. Ma mi dice quale? Non glielo so dire perché non ero così addentrato da sapere queste cose, non mi interessavano, non l'ho neanche chieste. Quindi lei non sa di nessun favore che io ho fatto alla banda della Magliana? Specifico no, però so che glieli faceva, anche perché se Renato si rivolgeva a lui... Comunque l'oggetto del confronto riguardava questi incontri che sono le circostanze dirette in cui... Allora, io avevo un'altra domanda da chiedere, un'altra domanda da fare alla signora Moretti. Lei ha dichiarato, signora, ha raccontato un episodio che riguarda il dottor Vitalone. Ha detto il 31 maggio del 94...
Ci ho premesso con riguardo a quanto ho dichiarato circa i miei 3 incontri con il dottor Claudio Vitalone, non mi ricordavo e mi è tornato alla mente solo l'altra sera, in occasione dell'ultimo incontro. Il dottor Vitalone volle essere gentile con me dicendo che voleva ringraziarmi per il disturbo che mi aveva recato. Sì, me lo ricordo. Accompagnando agli appuntamenti. Mi consegnò un pacchettino, lei conferma. Io gliel'ho aiutata a Renato, senza aprirla, perché Renato mi aveva assolutamente raccomandato di non accettare niente, di parlare molto poco e di non essere invadente. E difatti dopo io ebbi pure una discussione con Renato. Lei ha dichiarato che le fu dato un pacchettino, sì. Che lo ripeta, io che cosa l'ho aperto. E poi c'era qualche cosa dentro? Sì, c'era un anellino, una cosa. Si ricorda che cosa era? Sì, glielo sto dicendo, un anellino. E Renato mi rimproverò moltissimo per questa cosa, tanto tanto. A che io gli dissi, guarda, restituiscilo se l'ha presa così, io l'ho fatto per non essere. Ma era un anello di valore, non era di valore? No, non credo che sia un anello di valore. Non Senta, penso proprio. Non aveva un significato questo anello? Non so, lo può descrivere? No, io l'ho preso per pura cortesia, non lo so, non ne ho dato. Quindi non ha minimamente idea di che cosa fosse questo anello? No, non me lo so chiesto, come una gentilezza, qualcosa. Ma non se l'è nemmeno provato, no? No, non me lo sono provato, siccome io portavo all'epoca. Non se l'è provato. Non lo posso più portare perché non ce l'ho. Portavo una marea di oggetti d'oro, non mi sono creato il problema perché si vedeva chiaramente. Senta Moretti, lei ha detto a questo signore, sì, che è il giudice, sì, che lei quell'anello non lo volle perché le stava piccolo. No, non se lo ricorda nemmeno questo. Diverso. Io non lo volevo perché non mi piaceva, allora, se la mettiamo su questo fatto. No, no, infatti non l'ho mai messo. Poi può darsi pure che mi sia stato piccolo. Lei invece mi ha detto. Lei invece lei. Cosa? Lei ha detto. A me non piaceva per nulla, mi veniva pure stretto. Si sia Renato che non avevo alcuna difficoltà a restituire quell'anello che non mi piaceva. Consigliere Cardella, ha descritto anche l'anello, perché ha detto che era un anello antico. Sì. E così sembrava. Invece adesso dice di non sapere nemmeno che anello fosse. No, no, ho detto sì, ho detto no, un anellino, no, no che anello no, fosse. Guardi che io quell'anello l'ho fatto trovare in mezzo a una marea di oro. L'anello lo ha descritto. E prima di trovarlo mi hanno chiesto il significato. Conservo ancora questo anello che non ho mai usato, si trova tra i miei oggetti d'oro sequestrati quando sono stato arrestato a gennaio. Attualmente dovrebbero trovarsi presso la cancelleria penale della pretura di Roma. Bene, consigliere Cardella, se forse, non so, era una scatola lucida questa dove c'era l'anello, era una scatola di cartone? Era una scatoletta. Lucida, forse, si ricorda? Non me lo ricordo, forse era lucida, io queste cose bene non me lo ricordo. Non è che posso essere precisa su queste cose. Senta, ma lei ha conosciuto anche Vitalone, procuratore generale? No, io ho conosciuto lei, Vitalone, procuratore generale. Non l'ha mai sentito nominare? Penso che sia sempre lei. Lei non ha mai sentito un Vitalone procuratore o procuratore generale, no? Ma io non mi interessavo di queste cose, ma che mi frega a me se uno è ministro o procuratore, ma che mi importa? Io mi sono trovata in quella situazione per puro caso, eh? E a questo punto me ci fossi mai trovata. Senta, io mi sono mai interessato di Mancini. Con me no? Con me mai, perché io e lei non abbiamo mai parlato, eh? Con me mai, non si è mai interessato di Mancini. Nemmeno per farlo trasferire da un carcere all'altro? Questo non lo so, penso che con Renato l'abbia fatto. Lo pensa o lo sa? Lo so da Renato, perché io chiedevo di intercedere a Renato e Renato diceva che avrebbe intercesso presso di lei, eh? E quindi non so se poi l'ha fatto o meno, perché Mancini ne ha avuti tantissimi dei trasferimenti, quindi adesso chi è stato non lo so, potrebbe anche essere stato lei. Senta, una cortesia, signora Moretti, tanto per consentire ai magistrati che ci stanno ascoltando di capire da che parte stia la verità. Ma io penso già l'hanno perché capito, no, non sono tanto scemi. Anche io penso che l'abbiano capito. Anch'io, meno male. E io qui ho un disappunto perché uno di questi magistrati, sì, mi ha fatto anche un rimprovero dicendo che io la conoscevo. Questo magistrato ha detto una cosa sbagliata. No, io dico che l'ha detta esatta. Sì, e vorrei sapere una cosa allora. Dica. Noi ci siamo visti alcune volte, siccome è importante stabilire queste alcune volte come si sono verificate, sì, lei ha detto che una volta ci siamo visti in una piazzetta, sì, verso Viale Regina Margherita. Verso Viale Regina Margherita. Per caso è la piazza dove ha lo studio un avvocato? Potrebbe essere, ma non ne sono sicura, perché è inutile che io... Lei non mi ha visto uscire dallo studio di un avvocato? No, questo no. Però De Pedis le disse che io andavo da un avvocato. Sì, sì, però io non l'ho vista uscire. Mi perdoni, sì. De Pedis le disse che io andavo da un avvocato e che... Io avevo capito una cosa del genere, adesso bene non mi ricordo. E si ricorda chi era questo avvocato? Guardi, se non... è una mia supposizione, non c'è niente... Ma lei l'ha già detto questo. Sì, appunto, però è una supposizione, perché io la verità la insisto, le supposizioni dico... dovrebbe essere l'avvocato Manca, se non sbaglio, a mia supposizione, a mio intuito, a mio... Che ha uno studio su di una piazza? Credo che sia una mezza piazza, non è una via, c'è una rientranza, per me quella è piazza, poi può darsi pure che io non mi spieghi molto bene. Consigliere Cardella, se lei ritiene
io posso andare avanti ancora qualche ora, mi perdoni, no, ma proprio su questo particolare, siccome questa signora ogni volta che parla dà una versione diversa dei fatti, e io sono in grado, e io sono in grado di contestare per filo e per segno. Certo, perché lei mi contesta sui miei punti deboli, le strade che non ricordo e le date che non ricordo. Moretti, c'è una differenza, c'è una differenza, vede, siccome io ho in mente la verità e lei sta mentendo. No, io non, lei è più preciso perché dice le bugie. Io non posso essere precisa perché sono 10 anni fa e cose. Moretti, in che anno? In che anno ci siamo conosciuti? Ancora insisti, in che anno? Ma quale anno? Io non mi ricordo. Scusa, a lei mi vuole mettere in difficoltà? Può dire orientativamente in quale anno? Orientativamente, guarda, dovrebbe essere nell'83, cioè Renata era carcere, era latitante. Senta, senta una cosa, lei ha detto, sì. Io credo di aiutarla, forse nei suoi ricordi, se fossero ricordi veri. Nell'83 o nell'84? Lei sta dicendo l'83? Sì. Penso, 83-84. Renato era latitante. Ricorda la stagione? No. Non ha minimamente un'idea di che stagione fosse, inverno, estate? Non lo so, guardi, non lo so bene. Ricorda come ero vestito io e ricorda come era vestita lei? No, non lo ricordo. Mi ricordo una volta che portavo un completo di pelle con un gilet senza cappotto, ma non so se l'ho dimenticato in macchina o se non ce l'avevo, perché io è difficile che metto roba addosso, non me la so sentire. Quindi non posso essere precisa neanche su questo. Senta, e ricorda anche come che io avevo conosciuto Renato? Lei lo conosce Renato, no? Aveva conosciuto. Io non lo so come l'ha conosciuto. Beh, siccome problemi penso suoi, che... No, vorrei so sapere, ma a lei avrà raccontato come l'ha conosciuto. Dottor Vitalone, i punti di contrasto sui quali c'è stato il confronto sono questi incontri che asserisce la signora. Che non sono mai esistiti, consigliere Cardelli. Che non sono mai esistiti secondo quello che lei dice, invece secondo la signora sono esistiti. E la circostanza dell'anello, che è una circostanza diretta che viene affermata. No, ma c'è anche un'altra circostanza, si ricorda il Rolex. Sì. Ma, sul problema del Rolex non c'è un contrasto diretto con lei, perché la signora però non lei dice ha riferito di aver, la circostanza dice perché di me l'hanno riferito da altri, però non è un oggetto di confronto, perché non è che gliel'ha l'ha dato la signora, non afferma di averlo dato a lei. Ritiene, se lei ritiene di non interrompere possiamo. Questo punto per una ragione, no, io non ritengo di interrompere, se lei intende continuare. Senta, noi ci siamo mai visti a Piazza Cavour? No, dottor Vitalone, se lei vuole continuare però su questi punti che sono oggetto di contrasto diretto, ecco, sui punti. Consigliere Cardella, questa signora ha detto di avermi incontrato, di avermi rilevato a Piazza Cavour. Oggi ha negato di avermi mai visto a Piazza Cavour. In questo istante. Io non ho negato. In questo istante. Ma lei non si vergogna? Non si vergogna di quello che sta facendo. Per quanto mi riguarda, non ho mai visto in vita mia la signora Moretti. Io mi chiedo formalmente di procedere a carico della signora Moretti per il delitto di quell'articolo 371 bis, del quale avete in questo momento la prova nella flagranza. Ma dove sta sta prova? Ma dove sta? Ma perché mi deve essere inventata queste cose su di te? Ma dove sta sta prova? Ma quale prova? Va bene. Va bene, possiamo dare atto che c'aveva il potere, ma io strillo peggio di lei. Possiamo dare atto che il confronto, possiamo dare atto, se non ci sono osservazioni, che il confronto sui punti sui quali era stato fatto si è concluso. Siamo perfetto. Allora, alle ore 11:55-57 si interrompe il confronto. Sulla macchina, presidente, sulle macchine, se volesse spiegare con che macchine sono arrivato io. Gliel'ho già descritta, però non mi ricordo le marche, non sono precisa. Che macchina era? Era una macchina grande. Io grande? L'ho già descritta, sì. Quindi non è in grado di dire la marca. Guardi, a me se mi domanda stamattina con che macchina sono venuta, io non lo so, perché io non le conosco le macchine. Io sto cercando, non soltanto... Lei sta facendo... Di dimostrare quello che io so perfettamente, sì. Ma di offrire a voi uno strumento di verifica. Allora, io vorrei che mi sta offendendo, mi sta facendo incazzare. Perché io sto dicendo la verità e mi spiace ancora. Allora, vuol dire cortesemente quali macchine erano? Si ricorda che macchine? La precisione su una storia di 15 anni. Ma lei non se la ricorda che tipo? Ma nemmeno la marca? La marca è proprio quella che non so, eh? La marca è proprio quella che non so. Perché se allora, io conoscessi la marca, avevamo trovato le macchine. Se io conoscevo le marche, avevamo trovato le macchine. Allora, lei non si ricorda le macchine, che tipo di macchine, che marca di macchina? Io non ho quello che ho mangiato ieri sera, ma posso ricordare le marche che non conosco. Senta, si ricorda se io arrivavo con la scorta? No, lei è arrivato con una persona soltanto, che però non si è portato dietro, non aveva nessuna scorta. L'unica volta che ho visto gente era quella volta a quel ristorante, però non so se era la sua scorta. Ma lei mi ha mai lasciato solo nella sua macchina? Chi? Lei. Ho lasciato solo chi? A me.
No, io l'ho portata sempre da Renato. Cioè, dire, dopodiché lei se ne andava? Io me ne andavo, mi appartavo, e poi voi avete parlato, e poi io riaccompagnavo Renato. Senta, quella sera che siamo stati, quella sera che saremmo stati insieme al ristorante, lei dove stava? Io me ne sono andata, e poi sono tornata, perché la cena mi avevo portato. Senta, e quando è finita la cena, io sono salito in macchina con lei? Mi sembra di sì, con lei o Renato, uno dei due è salito con me, io vi ho portato, anzi no. No, dovrebbe essere salito lei, perché Renato mi pare che io l'ho seguito e vi ho portato verso una salita dalle parti di Villa Borghese. Io volevo salire e Renato mi ha mandato via, dalle parti di dello zoo di Villa Borghese, una cosa del genere. E eravamo soli noi? No, c'era anche altra, no, io lei sì, ma c'era anche altra gente. Che gente era questa? Queste persone che erano a cena, altre due o tre persone che erano a cena. Comunque. Senta, lei, nell'interrogatorio del 7 maggio, alle ore 22, ha detto che lei mi rilevò in un certo posto, che io non starò a ripetere perché sarebbe la quarta volta che cambiamo posto. No, è sempre lo stesso. E mi portò al ristorante. E mi portò al ristorante dove c'era Renato seduto ad aspettare. Sì, c'era gente, c'erano delle c'era persone. Renato seduto ad aspettare. No, c'era più di una persona. C'era più di una persona. Ma insieme a Renato, era seduto ad aspettare. Non mi ricordo se era seduto, se era in piedi. Io vi ho lasciato in questo ristorante, anche perché io ero molto superficiale. Ma Renato era perché se avessi saputo la gravità delle cose non mi sarei pensata. Senta, signora Moretti, ma Renato, quando lei mi ha, siccome il ristorante mi pare che siamo andati una volta, secondo lei? Secondo me. Poi magari pure più volte, ma non c'ero io. E quante persone c'erano? Due o tre, non ho guardato bene perché la cosa non mi interessava, dovevo essere pure riservata, non potevo neanche guardare bene. E di che cosa abbiamo parlato? E che ne so, io non c'ero, me ne sono andato. Ma Renato dopo non gliel'ha detto di che cosa abbiamo parlato? Ma perché Renato me lo doveva dire? Ma Renato non le ha mai detto che parlava con me di questioni losche, di traffici, no? No, Renato a me mi ha detto sempre che lei era una persona importante a cui lui si appoggiava non so per quali motivi. È tutto qui. Non è che mi ha mai raccontato i vostri discorsi, anche perché non era tenuto a farle, non ne l'ho mai chiesto, non me ne fregava niente. Va bene, penso che possiamo interrompere il confronto qui perché le posizioni sono rimaste quelle che... Prego? Se parla... No, disturbatamente è possibile. Sì, ma intanto il termine del confronto lo interrompiamo. Vabbè, diamo atto allora a mezzogiorno che il confronto è interrotto, si procede alla formazione del verbale in forma riassuntiva.